Bellezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle notizie della Calabria e anche quest'oggi diversi temi da approfondire e direi che possiamo subito partire parlando di squadre professionistiche per poi entrare nel mondo dilettantistico, ovviamente qualche notizia qua e là. Detto questo, parliamo un po' di Regina e partiamo subito con notizie importanti. Dopo parleremo anche della conferenza di Gallo, conferenza che ha fatto qualche giorno fa ormai, molto importante in cui ha affrontato diversi temi, poi ne parleremo. Però le due notizie di cui volevo parlarvi sono relative alle dimissioni di Riti, quindi Riti si dimette dal ruolo di direttore generale, arrivato ormai qualche mese fa, forse più, meno di qualche, comunque poco tempo fa. Dopo un primo momento in cui era molto vicino alle dimissioni, poi è ritornato sui suoi passi, il Gallo stesso in conferenza ha detto che era praticamente all'aeroporto, quindi era molto vicino all'andarsene per poi ritornare. Dopo, tra l'altro, anche la lite con Taibi, lite che è avvenuta nello spogliatoio dopo la partita persa contro la Ternana a Terni, nello spogliatoio, la Regina. Scusatemi, i Riti e Taibi hanno avuto una lite che comunque evidentemente è stata anche vista e sentita da parte di altre persone al di fuori di loro, e quindi diciamo che è stata una lite abbastanza pesante. In tal senso ha parlato stesso Taibi, quindi vediamo un po' che cosa ha detto, anche se in realtà un po' diciamo un po' che cosa dice Taibi, però non è completa, perché sarebbe bello poter leggere anche cosa dice i Riti per poter avere una doppia visione, perché sennò ovviamente avendo solamente un punto di vista relativa alla questione. Comunque, Taibi merita quella lite, dopo la quale poi evidentemente il rapporto ormai era benché concluso e quindi si è arrivate le dimissioni di Riti, che ormai, ripeto, abbiamo preso come assodate. Taibi ha detto: "Non ho mai avuto problemi a prendermi la responsabilità degli avvenimenti, mettendoci la faccia. Il presidente mi ha sempre concesso di lavorare in libertà. Dopo Terni io non parlerei di scossone. Ho semplicemente rimesso le cose al loro posto. I Riti, con il suo modo di fare, stava invadendo spazi non suoi, intaccando il mio lavoro e quello dei calciatori. Quando altri invadono il mio settore, difendo il lavoro svolto e la squadra. Per questo, sia i calciatori che il presidente si sono espressi mantenendosi dalla mia parte. I problemi relativi alle continue e insopportabili intromissioni nel lavoro altrui si erano però risolte. Ho trovato assurdo parlare delle sue dimissioni il giorno di una partita importante come quella contro il Perugia. Qui dobbiamo pensare al bene del club. Spero vivamente che non abbia presentato le dimissioni attraverso una PEC. Il presidente merita altro. Invece, con Gallo il rapporto è solido, con i Riti si è interrotto a Terni. Sono felice di aver rivisto Gallo, nonostante sia ancora sofferente per l'intervento. Felice del lavoro di Stellone, che ha rivalutato l'intero organico. Adesso pensiamo a raggiungere la salvezza, poi vedremo ciò che arriverà." Quindi ha parlato di un rapporto con i Riti ormai recuperabile, rotto a Terni dopo quella lite, e spera l'unica cosa, forse un po', nel senso quasi proprio per, non dico per presa per il culo, ma quasi, nel senso spero che non, ma evidentemente già lo sapeva che avrebbe mandato le dimissioni tramite PEC, perché poi effettivamente Gallo stesso in conferenza ha detto che le dimissioni gli sono arrivate attraverso una PEC. Però non vorrei che Taibbi abbia detto queste cose per, non dico prenderlo per il culo, ma quasi, nel senso già lo sapesse, perché, cioè, vabbè, comunque, semplicemente questo. E quindi situazione abbastanza così, sicuramente ha le sue motivazioni, perché ha detto che nessuno deve invadere il suo lavoro, o comunque non vuole che personaggi come Riti, che effettivamente Gallo stesso lo ha detto questo, non hanno grandi competenze calcistiche, intervengano anche nel lato sportivo. Il direttore generale comunque deve ovviamente collaborare, deve ovviamente dialogare con il direttore sportivo, che però è specifico per un motivo, evidentemente, per cui sicuramente può dire la sua opinione, ma comunque relativa, nel senso che è poi il direttore sportivo a dover occuparsi nello specifico di quello che riguarda l'area sportiva. Per cui se evidentemente c'è stata un'intromissione, certo non è che si debba arrivare una lite alle mani, ai fucili, però
Sicuramente adesso bisogna, ripeto, capire anche quale è la posizione di Riti in questo senso per poter avere una visione chiara e più chiara delle cose, o comunque per non avere un solo punto di vista, perché è fuorviante, nel senso che se io so solamente quello che mi dice Taibi, cioè va bene, però non sapendo quello che ha da dire l'altro, cioè è relativa come cosa. Però al di là di questo, il fatto è che direttore generale, la regina non lo ha più. Adesso la situazione è abbastanza complicata. In questo senso, però, la regina ufficializza una notizia di calciomercato, cioè il riscatto di Giraudo, terzino classe 98, che è stato ufficialmente riscattato da parte della regina. Terzino che firma un contratto quadriennale con la formazione Amaranto, arrivato a gennaio dalla Vispesaro. Dalla Vispesaro nell'operazione anche Farroni, che è andato a titolo definitivo alla Vispesaro, mentre Giraudo arrivò ormai qualche mese or sono in prestito con, mi sembra, obbligo di riscatto oppure diritto. Però comunque, al di là di questo, la notizia è che è stato riscattato da parte della regina, e quindi per i prossimi anni sarà un nuovo giocatore della regina, un giocatore che sta facendo abbastanza bene, sia impiegato a destra che a sinistra, perché Sterone l'ha utilizzato sia come quinto di destra che di sinistra, nonostante lui sia mancino. E spesso vediamo, e anch'io nella media di calcio vorrei che i quinti fossero giocassero sul loro piede naturale, per cui se uno è mancino gioca a sinistra, se uno è destro invece gioca a destra. Però diciamo che spesso è stato utilizzato anche a piede invertito nel ruolo di quinto. Però, giocatore importante, che è ancora relativamente giovane, che l'anno prossimo non sarà più over, e questo è un aspetto importante perché quest'anno è stato possibile mettere gli standard. L'anno prossimo no, perché l'anno prossimo non sarà più under, quindi questo è un altro aspetto importante. Ma rimane un giocatore giovane, uno dei primi investimenti della Regina di Gallo a livello, ripeto, di giocatori giovani, per cui che poi 24 anni, quindi giovane, sì, per carità, però sarebbe bello che si parlasse di giovani magari di 2002, 2003, 2004, cosa in realtà comunque qualcuno c'è alla regina, Amione, Cortinovi, sono giocatori molto giovani. Però comunque sicuramente riscatto importante, un giocatore che sta facendo abbastanza bene e che può dare tanto anche per i prossimi mesi e direi anni. Ecco, detto questo, però, a questo punto parliamo un po' parliamo un po' della. Sì, della. Anzi, no, in realtà, forse ho trovato l'intervista a Diriti. Quindi andiamo a vedere, visto che ormai siamo qui, completiamo il quadro per vedere che cosa ha detto Diriti in merito alla vicenda della lite e al suo addio alla regina, ovviamente. Vediamo un po' che cosa ha detto per capire anche, ripeto, per avere una visione più chiara. In questo momento ognuno dovrebbe prendersi le proprie responsabilità e non puntare il dito, tanto più nei confronti di chi ormai è andato via. Ok. Ero sugli spalti accanto al presidente Gallo durante quella partita e al fischio finale lui mi ha comunicato la decisione di mandare la squadra in ritiro a tempo indeterminato. Decisione comunicata poi anche al direttore sportivo via telefono. Quando mi sono diretto negli spogliatoi sono stato aggredito verbalmente da Taibi che, ripeto, era già a conoscenza della decisione del presidente. Ma questa è soltanto una delle spiacevolezze capitatemi e che poi mi hanno spinto ad abbandonare l'incarico. A tal proposito ho comunicato la mia decisione al presidente Gallo durante l'incontro che abbiamo avuto lo scorso 4 marzo. Lui ha provato a convincermi a rimanere, ma non ho avuto le rassicurazioni che mi aspettavo. E ho deciso di andare via. La PEC è soltanto l'atto formale previsto dalla legge. Alla regina non posso che augurare le migliori fortune e spero possa centrare ogni traguardo. Non pensavo si sarebbe arrivato a questo, ma alla fine, per il bene di questa squadra e per la mia dignità, ho dovuto prendere questa decisione. Quindi, Edith ha detto, una decisione doverosa per il bene della regina e per il bene della sua dignità, quindi anche della sua persona. Però qui capiamo che il rapporto tra lui e il direttore sportivo era veramente, cioè sembra la giungla di Tarzan, nel senso si parla anche di cioè lo stesso Irite ha fatto capire che non è la prima volta che cadeva quel tipo di diverbio. Ovviamente quello è stato un po' l'exploit, quello che è successo durante questa lite verbale
dopo la partita con la Ternana. E tra l'altro c'era il presidente, comunque era a terme della partita e ha proprio detto dei riti, chiaramente come la decisione era quella di andare in ritiro. Poi i riti ci sono gli spogliatoi, evidentemente questo è stato preso un po' come un invadere gli spazi da parte di Taibbi, che ha ritenuto che questa discesa negli spogliatoi da parte del direttore generale fosse un'invasione del proprio spazio, diciamo, vitale. E quindi ha risposto in maniera un po' aggressiva, evidentemente. Si è arrivati comunque ad un diverbio abbastanza importante e comunque alla fine a quello che è poi le dimissioni del direttore generale tramite PEC, come ha detto lui, come un atto formale che la legge prevede e tutto. Però capite bene che al di là poi delle liti e tutto, che sono comunque figlie di un rapporto evidentemente non limpidissimi, diciamo così, e che il presidente dovrebbe anche cercare di limare, perché se i suoi sottomessi, tra tantissime virgolette, litigano in maniera pesante, c'è un problema di fondo, c'è un problema di fondo. E meno male che la squadra va bene, perché se andasse male la squadra sarebbe ancora più difficile la situazione. Comunque, a questo punto però affrontiamo il discorso conferenza, vediamo un po' che cosa ha detto il buon presidente Gallo. Allora, direi che possiamo partire. Allora, andiamo un po' a vedere, vi faccio un po' un riassuntone, faccio un po' un riassuntone e poi magari leggiamo qualcosa più nello specifico. Allora, in merito alla questione debiti, ha semplicemente detto che la Regina non è l'unica ad avere debiti. Tutte le squadre professionistiche di medio-alto livello hanno debiti e questo è sotto gli occhi di tutti, questo è palese, però Gallo ha semplicemente detto che è normale avere debiti, cioè non è che se io ho un debito vuol dire che ho il debito con un, che ne so, con con i carabinieri perché ho ucciso una persona, ho un debito semplicemente, ho investito dei soldi, devo ridarli, ho un debito, nel senso, nessuna società, cioè lui ha semplicemente detto che in nessuna società in cui nella sua vita imprenditoriale, perché mi sembra che lui abbia una catena di ristoranti, per quanto ho capito, comunque ha altre attività imprenditoriali, nella sua carriera non ha mai visto, nella sua vita non ha mai visto una società che non abbia un'esposizione debitoria, cioè sostanzialmente dei debiti molto terra a terra. Ovviamente i debiti, qual è? Allora, i debiti ce l'hanno tutti, va bene? È una cosa che ci può stare, perché anch'io, comune cittadino, posso fare un mutuo, comunque indebitarmi per comprare la casa. Quindi non è che per forza il debito deve essere negativo. Se io voglio comprarmi un appunto, vado a fare, e non ho, a livello attuale non ho i soldi necessari, però dimostro alla banca di poter poi saldare il debito nel corso degli anni, io comunque posso indebitarmi e non è che ho ammazzato qualcuno, dice Gallo, nel senso ci sta a indebitarsi. Certo, i debiti vanno gestiti, ha detto anche lui, la differenza è che il debito va gestito. I debiti ce l'hanno tutti, la differenza è il gestire questi debiti. Ha definito comunque le cifre, le percentuali, il 75% è corerario, quindi quello delle tasse, INPS e IRPEF, e lo sappiamo benissimo, debito non pagato, che però può essere tranquillamente sanato. A questo punto però mi viene da dire, e perché non è stato fatto prima? Domanda provocatoria, perché non è stato fatto prima del 16 febbraio? Va bene, ci si può anche passare sopra, anche perché i punti di penalizzazione, come ha detto anche Gallo, saranno due, nonostante la regina comunque presenterà ricorso. Perché crede di aver ragione, cioè Gallo comunque crede di aver ragione. Adesso ne parliamo anche, però rimane il fatto che il debito c'è ed è i tre quarti del debito totale della Regina. Il 25% è di 2,5 milioni di euro, quindi praticamente ha svelato a quanto ammontano le tasse, che sono circa 10 milioni di euro, 10-12 milioni ha detto lui, che sono però facilmente, come ha detto anche lui, sanabili come debito. Ecco, l'altro quarto che rimane, che è di circa 2,5 milioni, non è tranquillamente gestibile investendoci ancora sopra perché non c'è problema. Se, cioè lui, diciamo che ha fatto le cose molto facili, nel senso che tramite la conferenza
cercando di tranquillizzare anche gli animi, di abbassare i toni, ha fatto le cose molto facili, ecco, dicendo sì, ma tanto una società come la nostra, o come io in questo caso, che io ovviamente Gallo, ha investito 22 milioni di euro in 3 anni, secondo voi ho problemi a investire in altri 2,5 per ripianare il debito che rimane del 25%? Non c'è problema. Però ha detto, e si è scagliato contro la FIGC. Perché ha proprio criticato aspramente la FIGC dicendo che ha un modulo suo, nonostante esistano regole, secondo comunque l'ordine civile, dove c'è un articolo di legge specifico che delinea la possibilità di evidentemente pagare entro un certo lasso di tempo, credo, non lo so. Però pagare entro un certo lasso di tempo questi debiti, lui ha detto, la FIGC invece ha regole tutte sue, regole che non rientrano neanche nell'ordine civile, paradossalmente, no? E quindi noi ci rifacciamo a quello, il ricorso lo appelleremo a quello, quindi cercheremo di essere riammesso al pagamento, quindi di evitare. Allora, i punti di penalizzazione comunque verranno sicuramente dati, ma per il semplice fatto che allora Gallo dice, a livello di FIGC ha ragione la FIGC, ma ha ragione la FIGC perché ha fatto regole sue, cioè come per dire, no? Io sono in un paese, io sono in un comune, no? Un comune d'Italia, che adotta regole sue, per esempio, vale, l'omicidio è garantito, puoi fare quel casco, uccidi uno, sti cazzi. Nonostante per tutto il mondo uccidere una persona sia una cosa ovviamente illegale, quindi vada in tribunale, per quel paese no. Quindi quel paese è un po' come se fosse la FIGC, ha regole sue, diciamo così, e quindi non, che in quel paese lì puoi fare quel che vuoi, in quel paese lì se tu non paghi le tasse entro tot data, ovviamente incorri in sanzioni, cioè punti di penalizzazione, tanto che infatti nessuna comunque. Cioè, tutti hanno rispettato la data, le squadre di Serie A e di Serie B, la data del 16 di febbraio, data nella quale tutti avrebbero dovuto provvedere a pagare le tasse, INPS e IRPEF nello specifico. Ecco, la Regione non l'ha fatto. Però, Gallo dice, in questo paese non vale, perché in tutto il mondo intero, dove vige l'ordine civile, invece, diciamo che sarebbe l'omicidio considerato illegale, no? Però in questo paese fantastico come la FIGC invece non vale perché ha regole sue. Questo è. La regina, se dovesse vincere il ricorso, potrebbe essere messa a pagamento e poi si dovrà vedere se i punti di pretensione verranno revocati o meno, ma ripeto, ormai penso che sia abbastanza, come ha detto anche lui. Cioè sono praticamente certi questi punti di penalizzazione, fortunatamente non sono decisivi perché la regina ormai è salva, e semplicemente questo. Poi, riguardo all'iscrizione, perché si è parlato anche dell'iscrizione, non c'è nessun tipo di problema, l'iscrizione è stata già regolarizzata, tutto verrà fatto in maniera più che tranquilla. E sotto questo aspetto ha cercato di tranquillizzare la piazza, anche perché si è parlato un po' di un futuro in cui potevano esserci dei problemi sotto questo aspetto. Quindi, leggendo anche un po' per capire un po' meglio la questione, vi vado a leggere direttamente perché adesso ho riportato, diciamo, facendo un discorso, le parole di Gallo. Leggiamo un po' un breve spezzone. Debito di oltre 10 milioni, la parte dell'INPS e dell'IRPEF si può rateizzare. Lo consente la legge, quello che vi dicevo. L'altra parte di debito doveva pagarlo in cash. Sono stati spesi troppi soldi in malo modo in questi ultimi anni. Bisogna cambiare metodo. Non andrò via. Se qualcuno pensa questo, si sbaglia. Quindi semplicemente ha detto, quei 10 milioni, 11 che siano, dell'INPS e IRPEF si potrebbero rateizzare. Quindi dilazionare nel tempo, quindi non pago tutto subito, ma quindi non metto soldi su, non li copro subito, non copro subito quel debito, ma nel tempo. Cosa che però non vale per la FIGC, cioè norma di legge si potrebbe fare, ma la FIGC ha regole sue, dice Gallo, e quindi non si può fare. L'altra parte di debito, che è quella di 2 milioni e mezzo, si può fare in cash, ripeto, ma è una cosa abbastanza tranquilla, almeno a quanto ha detto lo stesso Gallo. E quindi semplicemente questo. Poi ecco, ha parlato della gestione. Gestione,
Questo è un altro topic, un altro argomento molto importante, perché a livello societario ha detto che nessuno ha richiesto la regina, nonostante si è parlato negli ultimi giorni e sul canale stesso ho riportato qualche notizia, perché, ma per parlarne, poi ovviamente io non ho nessun titolo, nessun tipo di titolo, ovviamente non si possono prendere le mie, non avendo, cioè avendo le informazioni che può prendere anche, cioè, chiunque, semplicemente ci parlo su e commento quello che potrebbe accadere, poi. Che sia vero, veridico o falso, non lo so. Però, al di là di questo, nessuno ha chiesto di entrare nella regione, nonostante si sia parlato negli ultimi giorni insistentemente di fondi maltesi esteri, nulla. Anche perché ha lasciato una provocazione, ha detto il buon Gallo: chi è che spenderebbe soldi propri per investire nel calcio? Questo perché nessun sano di mente investe il proprio capitale nel calcio, visto che dipende da molti fattori la vincita o meno, soprattutto nelle serie minori. Qui ha lanciato una questione molto importante, che vale nel calcio di alto livello, un po' meno, perché poi lì diciamo che nel momento in cui io voglio investire, io singolo presidente voglio investire un tot di soldi, poi diciamo che gli sponsor, i diritti TV, un po' che sono di più ovviamente nelle serie maggiorissime, cioè Serie A, un po' mi coprono i soldi che investo. Ovviamente coprire nel senso che rientro dei soldi che investo, però nelle serie minori, su punti Serie C, così non è. Diritti TV pari quasi a zero. Botteghino, un poco lasciamo stare, soprattutto poi sì, come Reggio Calabria, diciamo che non ci sono problemi sotto quell'aspetto, però in altre piazze è un problema importante. Quindi, chi è che investirebbe soldi propri nel calcio? Nessuno, nessun sano di mente lo farebbe, nessun imprenditore lo farebbe, perché un imprenditore, ovviamente, se deve investirlo, deve fare. E deve essere consapevole di quello a cui va incontro. E praticamente Gallo, cioè, è come se avesse allora, come se lui amasse così tanto i water che butta soldi dentro il water che tanto non cambia, non cambia, cioè, è la stessa cosa, perché lui ha semplicemente investito in una cosa che da un punto di vista remunerativo gli ha fatto solamente perdere soldi. Perdere anche forse qualcosa dal punto di vista dell'immagine che si ha di lui, perché adesso comunque considerando i debiti che anche gli stipendi che per un certo lasso di tempo non ha potuto pagare o non ha pagato, l'immagine sua si è un po' sgretolata, quindi capite che tutto questo che ha fatto per ora è, non dico negativo, però per la sua persona e per le sue tasche è negativo sicuramente. Però evidentemente ha voluto mettere in primo piano la parte sentimentale. Anche per esempio ha citato le banche non hanno interesse nel mondo del calcio. Ovviamente quando si parla di banche si parla di io vado alla banca e chiedo un prestito per esempio di tot soldi e ovviamente la banca vuole sapere in che cose io sono interessato. Ecco, nel momento in cui va a dire io voglio investire sti soldi nel mondo del calcio, la banca fa i soldi non so se ti do sto prestito perché è mondo del calcio, non è che sia un mondo in cui poi mi è garantito che tu me li dai i soldi. Quindi le banche pure non è che sono molto confident nel fornire prestiti a chi vuole investire nel mondo del calcio. O comunque, tanto che infatti ci sono tanti fondi, società composte da più persone, più capitale e tutto, no? Questo è un po' il discorso. E detto questo, relativamente ai problemi economici, sono iniziati con il Covid, anche perché prima si erano spesi i soldi tranquillamente, non c'era nessun tipo di problema. E anche col Covid, in realtà, Gallo ha detto che ha continuato a mettere i soldi sulla regina, ha continuato a mettere soldi di tasca propria e non quelli del fondo svizzero, citando alcune squadre che invece. Usano l'escamotage che poi finché rimane la legalità si può fare, però non sono soldi, non hanno tirato via i soldi alle loro tasche, hanno preso il denaro da un fondo svizzero. Ecco, come vi dicevo, quindi problemi economici ci sono, tanto che infatti si è arrivati a questo punto in cui siamo costretti a dover subire noi come tifosi, come squadra, 2 punti di penalizzazione per il mancato pagamento delle tasse. Adesso questo debito può essere risolto? Sì, come detto anche prima,
cash subito oppure rateizzando questo debito come consente la legge. Però credo che la FIGC voglia che venga subito pagato. Questo è un po' il tutto. Però attenzione, perché si è parlato anche, allontanarsi dalla linea, no, perché si è parlato anche della prossima stagione e del futuro della regina, oltre a quello che ormai è accaduto e che si può, ci si può discutere quanto si vuole, ma indietro non si può tornare, purtroppo per fortuna. Quindi adesso c'è da parlare del futuro e ha semplicemente detto che da giugno si tirerà un solco con le passate stagioni, quindi Gallo ha intenzione di gestire la squadra in maniera oculata. Non più investire su contratti esosi di giocatori affermati, o non solo, almeno non è che si vuole fare una squadra di tutti 2003-2004, però comunque investire in maniera oculata, come si è fatto con Giraudo. Ha infatti detto: siamo partiti con Giraudo, riscattato, e questa sarà l'idea di mercato per il futuro, cioè puntare su giovani, andare quindi a investire in maniera oculata e non più su giocatori magari di grande caratura che poi non ti portano a niente e contratti esosi o comunque giocatori come Fatih, giocatori come Meness, tutti questi giocatori insieme a bilancio abbiamo speso 734.000 euro di giocatori che poi si sono rivelati sostanzialmente inutili e quindi praticamente non dico soldi buttati ma poco ci manca, tutti i soldi buttati per mandare via giocatori non aderente al nostro progetto tecnico. Quindi capite bene quanto comunque si sia speso anche male sotto questo aspetto. Certamente l'inesperienza, lui stesso lo ha ammesso, essendo stato inesperto, avrebbe forse dovuto affidarsi, io aggiungo, a persone di competenza prima, però come ha detto anche lui, non è mai riuscito a cambiare la sua presunzione, quindi è rimasto, o comunque è sempre stato presuntuoso e anche in questo caso lo è. Lo è stato, forse questo lo ha portato poi a sbagliare così, almeno sotto il profilo dei debiti, in questo caso mi riferisco. Però, in merito proprio alle persone che lo affiancano, ha parlato anche della questione dei direttori generali. Ecco, già all'inizio video qualcosina abbiamo detto, però ha semplicemente detto che il suo obiettivo è quello di contornarsi di persone di competenza e di fiducia. Ma ha anche detto che fino a questo momento non ha trovato nessuno che, diciamo, colleghi che, una persona che abbia un connubio di queste due cose, di competenze e fiducia, perché ha trovato persone competenti, ma non di fiducia, e con persone di fiducia non competenti. Per quanto riguarda persone di fiducia, ma non competenti, i riti, e abbiamo già parlato di riti ampiamente, quindi non stiamo qui a ripeterlo. Perché, come vi dicevo, è una persona di fiducia che ha lavorato per altre aziende di Gallo, ma non ha competenze calcistiche. Invece la persona di competenza ma non di fiducia era Tempestilli, non che Tempestilli fosse un traditore, ma non avevano un carattere compatibile a quanto, diciamo, si è ha detto Gallo. Per cui, nonostante lui si sia dimesso, quindi per Gallo questo è una mossa da gran signore, l'ha definito, però non è comunque... Non avendo carattere compatibile non si è potuto andare avanti col rapporto. E non gran signore invece è Mangiarano. Mangiarano che ha avuto delle problematiche importanti, non le ha chiaramente dette queste problematiche, però evidentemente non lo so. Fatto sta che alla fine non è neanche un gran signore perché i soldi fino all'ultimo li vuole. Non si è neanche dimesso, questo vuol dire che è ancora sotto contratto. Perché io vi ricordo che quando gli allenatori vengono esonerati, o quando vengono esonerati i direttori, il contratto, i soldi del contratto se li prendono fino a che non scade il contratto. Quindi se hanno un contratto fino al 2024, io allenatore posso rimanere anche fino al 2024 e mi prendo i soldi. Semplicemente, se, finché non si rescinde il contratto e il contratto rimane in essere, io mi prendo i soldi. Questo vale per il mister così come per il direttore. Quindi i soldi, i riti se li vuole fino all'ultimo, a quanto dice Gallo, ripeto. E quindi adesso l'obiettivo sarà certamente di contornarsi di persone di competenza e di fiducia. Ecco, più che altro il problema di base è la mancata comunicazione, secondo Gallo. Questo perché lui si trova a Roma per lavoro, lavora come ha detto lui dalla mattina alla sera e quindi questo gli impossibilita a stare troppo a Reggio Calabria o comunque stare il giusto anche a Reggio Calabria, per cui deve ovviamente affidarsi a certe persone. Per poter, diciamo, gestire la cosa in maniera, gestire la regina in maniera oculata, in maniera precisa e puntuale.
Sicuramente ha detto la verità, poi, che è la cosa sempre che a me piace, che piace di più, che la regina non è fondamentale dal punto di vista gestionale, ma a livello sentimentale sì. Quindi lui è stato sincero, come è giusto che sia. Poi, ovviamente, magari uno potrebbe dire, ma come, Gala lo tiene la regina? In realtà lo tiene ancora di più, perché da un punto di vista imprenditoriale non conta nulla la regina. Parliamoci chiaro, non capisco perché dover nascondere questa cosa. E illudere le persone, perché poi nei momenti in cui tu illudi una persona, prima o poi l'illusione cade, quindi è meglio essere chiari fin da subito per poi dover stare lì a giustificare le illusioni, no? Poi magari mi sbaglio, però comunque al di là di questo è la regina per Gallo fondamentale sotto il profilo sentimentale, e questo l'ha portato a fare errori, evidentemente, errori di inesperienza, di presunzione, come anche a me, su di arroganza, evidentemente, e quindi ci siamo ritrovati in questa situazione qua. Adesso però vuole migliorare, ha anche lanciato un'altra provocazione nel finale, che ha detto: stiamo così tanto male sotto il profilo economico che pago tre allenatori, quello che dicevo prima, perché Toscano e Aglietti non sono mica, guardate che non sono mica dimessi, esonerati, e quindi i soldini del contratto li prendono, Così come Mangiarano, cioè il Gallo paga tre contratti di tre personaggi che non fanno un cazzo nella regina a livello attuale. Niente, completamente nulla. Perché, ripeto, nessuna rescissione contrattuale e nessuna dimissione. Quindi capite che la situazione è questa. Poi, per quanto riguarda la questione allenatore attuale, dopo la sosta o nel mentre la sosta, ci sarà una riunione con Stellone per valutare il da farsi, perché c'è da programmare i prossimi anni, e visto quello che ha fatto, speriamo che non si facciano gli errori fatti con Baroni, anche se lì era più Baroni che voleva andare a Lecce, secondo me, piuttosto che Gallo non confermarlo. Secondo me più era una volontà di Baroni che voleva andare via per accettare una piazza di più alto livello come Lecce, ed evidentemente aveva anche fiutato magari qualche problemino sotto l'aspetto dei debiti, eccetera. Però diciamo che spero che con Stellone, con una gestione diversa, come lo stesso Gallo ha annunciato, in maniera più oculata, più programmata, alla società di calcio vera e propria, cioè come una società di calcio vera e propria, si possa costruire un futuro che sia il più radioso possibile per la regina. Questo è. Detto questo, a questo punto mi fermo. Video completamente incentrato sulla regina, ma va bene così, alla fine abbiamo parlato di tantissimi argomenti diversi, è venuto anche lungo abbastanza, devo dire. Mi fermo, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.